sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di solitudine e isolamento, la differenza tra queste due cose e come personalmente ho affrontato entrambe le cose, perché le ho sperimentate entrambe, ma soprattutto volevo soffermarmi sulla differenza perché credo che molto spesso si confondano l'una con l'altra, ma sono due stati d'animo, stati mentali molto diversi tra di loro. L'isolamento è un atto più fisico, diciamo, cioè proprio il ritirarsi fisicamente dal mondo esterno e dalle persone intorno a noi, diciamo. La solitudine invece è uno stato emotivo, una sensazione di, diciamo, disconnessione che ci può far sentire soli anche quando siamo in mezzo agli altri. Questa è una cosa che mi è successa tantissime volte, specialmente quando ero nelle mie fasi depressive, ed è veramente, veramente brutto. In altre parole, ci può essere isolamento fisico senza necessariamente sentirsi soli, come ci può essere la sensazione profonda di solitudine pur stando in mezzo a una marea di gente. Sebbene chiaramente sia, diciamo, concettualmente e anche emotivamente migliore, ovviamente, non sentirsi soli nonostante ci si ponga, ci si autoponga a volte in uno stato di isolamento, io credo che entrambe, come dire, possono avere degli effetti non sempre positivi sul nostro benessere mentale, sulla nostra salute mentale. E quindi volevo parlarne un po' con voi perché in realtà è un tema anche questo ricorrente nella mia vita. Io sono in questo momento in Australia con il mio ragazzo, però sono in una città dove piano piano sto cominciando a conoscere un po' di persone, ma chiaramente sono principalmente da sola, in più lavoro da casa, quindi passo tanto tempo da sola. E come sempre mi sono incominciata a fare un sacco di domande su che cos'è la solitudine per me, come la sto vivendo qui, ma in generale come l'ho vissuta nella mia vita, eccetera. Quindi, niente, come al solito, volevo parlarne un po' con voi. Fatta questa premessa, partiamo dall'isolamento. L'isolamento molte volte, non sempre ovviamente, però molte volte è una scelta consapevole, e credo sia fondamentale in certi momenti della nostra vita per conoscerci, fondamentale saper stare da soli. Io sono una persona molto introversa, sì, non molto, però diciamo introversa. Pensavo di essere nella mia vita, ve l'ho già detto varie volte, mi sono sempre etichettata come super timida, super introversa. Poi in realtà viaggiando mi sono resa conto, sono un po' riscoperta e ho capito di non essere così tanto introversa. Però ecco, sono introversa nella misura in cui mi piace tanto star da sola, mi piace condividere momenti solo con me stessa e apprezzo, e a volte ho proprio bisogno, soprattutto dopo magari un periodo o un momento in cui sto con tante persone, ho proprio bisogno di un momento solo per me. E quindi per me è tante volte stata una scelta consapevole decidere di prendermi del tempo e di trovare del tempo anche nell'arco della giornata solamente per me. Per, come vedete, sono una persona molto riflessiva, che non è sempre un bene, però diciamo è importante per me prendermi questi momenti per non avere distrazioni di altre persone intorno ed entrare in contatto, no, con quelli che sono i miei pensieri e le mie emozioni, perché è una cosa molto importante, soprattutto da quando sto facendo un percorso, stare in connessione con tutto quello che mi succede. Anche le cose brutte, mi ricordo quando stavo tanto male, era comunque per me importante starci dentro. Mi prendevo tanto tempo da passare da sola, magari andavo al parco, ascoltavo la musica, stavo nei miei pensieri, piangevo, mi succedeva spesso, però soprattutto l'anno scorso mi è servito tanto per attraversare il dolore, attraversare sensazioni negative, che come dico sempre è importante Non ignorare, ecco, ma attraversarle. Allo stesso modo è importante anche non, e questo anche mi è successo varie volte in passato, non andare all'estremo, cioè a volte
mi isolavo talmente tanto, mi autoisolavo talmente tanto quando stavo male, che diventava poi un autoisolamento distruttivo. Perché ricordiamoci che l'isolamento è importante per tutte le cose che ho appena detto, ma siamo esseri umani e le connessioni con gli altri sono altrettanto importanti. Dosate come uno si sente di dosarle, però credo sia molto poco sano avere una vita priva di connessioni autentiche, sebbene magari siano poche, io ne ho poche in realtà di connessioni realmente autentiche, ma senza queste connessioni non sarei felice, alla fine non mi sentirei piena, nonostante, ripeto, tanti momenti io cerco di passarli magari da sola. E inoltre penso che l'isolamento mi abbia anche aiutato tantissimo per quanto riguarda l'indipendenza emotiva. Ho raccontato tante volte che ho sofferto e comunque, diciamo, fa parte un po' del mio temperamento, quindi probabilmente è una cosa che mi porterò dietro per sempre, di dipendenza affettiva, no? Tendo verso quella cosa lì e quindi isolarmi in certi momenti della mia vita, che siano anche per esempio questo viaggio che ho fatto, iniziato a fine ottobre da sola completamente, mi hanno aiutato a rendermi indipendente a livello emotivo, di sentirmi indipendente, più che rendermi, di sentirmi veramente indipendente a livello emotivo. Anche se, diciamo, il viaggio forse non è l'esempio più adatto, perché comunque ho avuto un sacco di interazioni sociali, anche se sono partita da sola, in realtà non sono mai stata da sola, però ecco, magari qui a Brisbane, per esempio, oltre a stare col mio ragazzo, passano dei giorni magari dove durante il giorno sto tanto da sola, e in realtà questo mi permette di entrare, come dicevo prima, ancora in più in connessione con me stessa e a sentirmi indipendente emotivamente, senza ripetere le stesse cose. Ecco, questo è un fattore importante. E qui voglio fare una differenza che poi ci porta a parlare della solitudine, inteso più come, diciamo, sensazione, no, emotiva. C'è una differenza tra l'isolamento fisico, che può essere dovuto a tante cose, per esempio nel mio caso in questo momento è magari la distanza geografica, banalmente, da tutti i miei effetti, la famiglia, persone che conosco, come del resto può essere volontaria. Io decido di stare per qualche giorno, qualche settimana, qualche mese da solo, isolandomi perché ho bisogno di riflettere, eccetera, eccetera. Questo, c'è una differenza sostanziale tra questo e invece sentirsi isolati. Cosa voglio dire? Sentirsi isolati è un'esperienza più psicologica che non ha necessariamente a che fare con, diciamo, la nostra posizione fisica. Una persona può sentirsi isolata, per esempio, quando si sente in profonda disconnessione con tutto quello che li circonda e con gli altri. E chiaramente tutto questo porta poi con sé sentimenti di bassa autostima, tristezza, depressione, ansia. Infatti, nei miei momenti più bassi, quando ho avuto appunto episodi depressivi in cui stavo veramente male o episodi ansiogeni, insomma, di ansia forte, attacchi di panico, io mi sentivo profondamente disconnessa con tutto, con me stessa in primis, ma con tutto quello che mi circondava. In realtà, ma questa è una mia sensibilità e come io, diciamo, ho reagito a questi sentimenti, ricercavo l'isolamento. Non perché non volessi connessioni umane, quindi perché in realtà volevo star da sola, ma perché è come se mi sentivo talmente disconnessa che l'unica soluzione era stare da sola. Con gli altri mi sentivo ancora peggio, proprio per questa forte disconnessione. Credo che chi ha passato momenti di depressione, ma anche semplicemente profonda tristezza, e momenti bui, momenti di ansia, momenti complessi, si possa rispecchiare, perché quando, soprattutto nelle prime fasi, quando ancora magari siamo dentro quel buco nero, quando ancora non abbiamo intrapreso un percorso di sanazione o di crescita, in quel momento lì ci si sente come quasi che nessuno ci può comprendere e quindi automaticamente ci si sente appunto disconnessi. E a me succedeva tantissimo di cercare proprio l'isolamento, cioè magari passavo giorni che non vedevo i miei amici, facevo fatica a rispondere ai messaggi, non avevo voglia, volevo stare per i cavoli miei.
con la mia famiglia ancora di più, perché tanti di questi momenti li ho passati vivendo con i miei genitori, praticamente mi chiudevo in camera e basta. Mentre invece quando vivevo fuori avevo le coinquiline e coinquilini, ma stavo in camera, facevo lunghe passeggiate con la musica. Questo è sempre stato, fin dagli anni dei teenager, una sorta di cura, di sollievo, non lo so, però ecco, nella solitudine, nell'autoisolarmi, quello era una sorta di conforto. Però ecco, mi autoisolavo e passavo tantissimo tempo da sola, proprio perché stavo male. E questo mi porta a parlare dell'altra definizione, cioè della solitudine. La solitudine, come del resto il sentimento del sentirsi isolati, è una condizione psicologica che, come l'autoisolamento, può avere accezioni positive o negative. Per quanto riguarda le parti negative, credo che sia molto simile a quello che ho appena detto sulla sensazione di sentirsi isolati, perché la sensazione di solitudine è proprio in realtà questo, cioè il sentirsi disconnessi, il sentirsi soli anche quando stiamo in mezzo agli altri. Questo può essere dovuto a tante cose. Io, per esempio, mi ricordo quando, in tutte quasi le relazioni che ho avuto, verso la fine, essendo state tutte relazioni molto tossiche, mi sentivo profondamente sola, sebbene accanto comunque, nei termini in cui era appunto la relazione, però sebbene accanto avessi una persona. E mi sentivo sola anche quando stavo fisicamente con quella persona, perché mi sentivo profondamente disconnessa da quella persona, e anche da me stessa, perché non stavo ascoltando i miei bisogni, ma continuavo a stare in delle situazioni che sapevo nel profondo che non mi facevano bene, ma per condizionamenti, credenze e tante altre cose che ho spiegato in altri video non riuscivo ad uscirne, e quindi mi sentivo disconnessa con gli altri. Ma perché? Perché in primis ero disconnessa con me stessa, e quindi sentivo davvero un profondo senso di solitudine, proprio freddo nel cuore. Io ricordo un momento che è molto intimo, ma secondo me molto esplicativo di questo sentimento, con un mio vecchio fidanzato in Argentina, una delle ultime volte che siamo stati insieme, quindi insomma che abbiamo dormito insieme. Mentre ci abbracciavamo, io ho cominciato a piangere, perché sentivo in quell'abbraccio era completamente vuoto, da parte sua perlomeno, la cosa era finita, e è stato orribile. Quindi questo da un lato. D'altro canto, però, la solitudine, così come l'autoisolamento, può essere un'opportunità enorme per quanto riguarda invece la nostra crescita personale. Infatti, secondo me, è bene guardare proprio la parola solitudine sotto una luce diversa, perché a volte credo che sempre di più nella nostra società gli si dia un'accezione negativa. Invece, secondo me, se la proviamo a vedere come un'opportunità, come invece qualcosa di positivo, può essere può essere una risorsa. E ancora di più, secondo me, nella società in cui siamo oggi, cioè è tutto talmente rumoroso, e non parlo solo di rumore della città, della strada, del rumore ambientale, ma parlo proprio di distrazioni. Siamo tutti sempre iperconnessi e sovraccaricati di stimoli. Secondo me, quando si crea un momento di quiete e di silenzio, ci si sente quasi. Ma se superiamo questo disagio iniziale, secondo me, poi dai momenti di solitudine i momenti di solitudine possono essere estremamente utili per poterci rigenerare, ricaricarci e offrirci l'opportunità di rilassarci e di riflettere, no? Perché poi quando siamo calmi, quando la mente è calma, è lì che poi abbiamo le migliori idee o i migliori pensieri. Inoltre, per me, diciamo, io faccio un lavoro creativo. Per me, avevo parlato di creatività in un altro video, che non è strettamente collegato alla professione o all'arte, come uno può pensare. Io parlo in questo senso di creatività proprio nel vivere la vita. Che cosa vuol dire? Vuol dire trovare sempre soluzioni a anche problemi che ci presentano davanti. Vivere la vita in modo diverso, sperimentare, essere aperti, essere creativi nel vivere. Chiaramente, appunto, io facendo un lavoro creativo, forse questa mia creatività è un po' più sviluppata, e questo veramente mi ha aiutato tanto nella vita, ma credo che tutti la possano sviluppare e che sia alla base per una vita
piena e felice. E la solitudine, secondo me, alimenta tantissimo questa creatività. Infatti, se pensiamo anche ai migliori artisti, migliori, non so, pensatori, persone del passato, tante persone, cioè la maggior parte passava tantissimo tempo da solo, da sola o da solo. E per me è proprio per questo motivo, perché è proprio in quei momenti cui riusciamo ad entrare in contatto con il nostro io profondo e quindi ad avere le idee più originali, riusciamo ad esprimere noi stessi poi in un modo più autentico. In ogni caso, penso che la solitudine sia comunque un'esperienza universale, molto complessa e anche molto personale. Come dicevo prima, nella società in cui viviamo, in cui siamo tutti iperconnessi, eccetera, che anche ha i suoi lati positivi, ma chiaramente la solitudine in questo senso può sembrare qualcosa di negativo o qualcosa da evitare, ma penso veramente che se accettata e vissuta soprattutto in modo sano, la solitudine possa essere davvero, davvero uno strumento, un'opportunità per crescere. Non portato all'estremo, ovviamente, questo ci tengo sempre a sottolinearlo perché in questo canale parlo tantissimo, diciamo, di periodi bui, di ansia, di depressione anche che ho passato io. E chiaramente sia l'isolamento che la sensazione di solitudine poi portati all'estremi, come tutto in realtà, portano a l'autodistruzione, perché ricordiamo, come ho detto prima, siamo esseri umani e come tali abbiamo bisogno di connessioni umane, ma connessioni umane sane, autentiche e che ci possano nutrire, perché altrimenti ci sentiremo soli anche in mezzo a tante persone. Detto ciò, ragazzi, tutti abbiamo il permesso, ci dobbiamo dare il permesso di prenderci il tempo per stare da soli, senza sentirci in colpa verso gli altri, che molto spesso magari lo fanno pesare, ma credo che sia super legittimo e super importante per riflettere, per conoscerci, per anche acquisire, come dire, come dicevo, autonomia emotiva. E quindi cerchiamo di guardare la solitudine non come qualcosa necessariamente di brutto, se vissuto in modo sano, ma come un alleato nel nostro percorso, sostanzialmente. E con questo è un po' tutto. Volevo sapere che ne pensate voi della solitudine, dell'isolamento, se la solitudine magari è stato anche un fattore che vi ha fatto venire l'ansia o vi ha fatto sentire male, e quando invece è stato fondamentale per invece rigenerarsi e sentirsi bene. Ho molta curiosità anche di sapere se quanti di voi hanno sentito solitudine stando in mezzo agli altri, perché è un po' un paradosso, però mi è successo tante volte nella vita ed è stato propulsore poi di grandi cambiamenti, quindi volevo sapere che ne pensate voi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao amici, grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. E di qualcosa di più. Sì, ma l'audio. Ah, e cosa devo dire? Urla. Ciao amici.